Rimettiamo in sesto il quarzo fasico. Spero che il riparatore sia bravo come dicono i Mort. Già, lo spero anch'io. Il ponte sembra fuori servizio. Sono le conseguenze di un attacco. I centri di produzione devono sempre difendersi dai banditi o dai pirati. Scusate, qualcuno sa dove possiamo trovare il riparatore? Sembrano fin troppo cauti. Nuovi turisti? Oh, benvenuti nel gioiello della galassia. Fate buone ferie. Sapevate che Molonot vuol dire paradiso in pattumese? Il riparatore si trova qui? Beh, assolutamente sì, bel tipo, affascinante, ed è single, se uno di voi interessa. Si dice che possa riparare il quarzo fasico. Quarzo fasico, tutti i quarzi, lui ripara tutto. Ma, avevamo un problemino con i pirati e gli abbiamo chiesto aiuto perché, beh, lui è bello grosso. Ma dopo un'iniziativa di poco scoppiettante si è rotto. Forse possiamo aggiustarlo noi. Sono certo che voi due lo rimettereste in piedi in un molo secondo. Ma i pirati hanno distrutto l'unica via d'accesso, per cui vi servirà una saltafionda. Oh, e ne ho vista una nelle vasche di fusione più avanti. Che fortuna! Quindi... una volta finito, vuoi accompagnare Ratchet nella dimensione dei Lombax? Credo di sì, ma Ratchet non è sicuro. Forse ha paura che... Aspetta, paura? Paura di cosa? Complicato. Ah, senti, se lui non ci vuole andare, ci vengo io. Attenta! Rotaia rotta in vista! Ne arriva un altro! Strano trovare una saltafionda in una vasca di fusione. Forse ha qualcosa a che vedere con i prepensionamenti degli ultimi tempi? Per fratture multiple, magari? Oh, mamma! Facile! Una fenditura! Che te ne pare, eh? Davvero notevole. Fuori dai piedi! Non è stato bello. Occhio al salto! Oh, mamma. Questo sistema di rotaie non sembra molto sicuro. Vieni duro! Porta direttamente alle vasche di fusione! Io ho paura di finire dentro una vasca di fusione. Ah, un gioco da ragazzi! Oh no! Avanti, ohio, ohio, oh, andiamo all'arrembaggio! Arraffiamo di tutto, facciamo trambusto il riparatore di stucco! E
Ehi ragazzi, questo è utile! Di fatto è sicuro che non è futile! Il destino ci ha fatto incontrare di nuovo, ma Petite Rivette! Perché il destino ama prenderti a calci nel sedere! Arrrr! Yuhu! Compagni filibustieri, all'attacco! Oh mamma, i pirati fanno razzia di rottami! Non devono prendere... la salta fionda! Potremmo sfruttare i vantaggi della luce! Buona idea! Ma scudi? Tentiamo un approccio più creativo. Il nostro secondo ragione. È giunto il tempo di saccheggi e un tesoro puzzolente è sempre un tesoro. Combatti splendidamente, Rivet, ma avresti dovuto vedere la potenza del rifiuto. L'hai ucciso con la tua logorrea. Vorrei prendermi il merito, ma no. La causa del cedimento è un mistero anche per me. Tuttavia, mi godrò la sua assenza. Ok, sono finiti. Ora tiriamo giù la salta fionda. La salta fionda è nostra! Ora basta superare quel baratro zeppo di pirati e trovare i riparatori. Oh! Ah, la mia schiena! Guarda mai mettersi tra i pirati e il loro bottino! Penso per voi! Siamo bloccati! Molono si è coperto di immondizie. Cosa sperano di trovare? Per i tesori sepolti un pianeta di rifiuti è l'ideale. La lomba spende cara la pelle. Lotta senza quartiere! La nostra mia prova. Nessuna pietà, canaglia! Che tenacia! Jutador! Questa scorribanda è una noia mortale fino al vostro arrivo! Pensi di cuore! Sì, certo! Ridi pure, Pier! Ma quanti sono i pirati di Pier? Forse il riparatore può darci una mano! Arriviamo! Di combattimento! Le tue intromissioni sono alquanto seccanti, Rivet! Perché continui a intralciarmi? Hai mai pensato che potresti essere tu a intralciare me? Temo di no, perché sono io il protagonista di questa storia! Ale, 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 via!
Quindi dobbiamo ballare? Assolutamente no. Cerchi di rubarci il bottino? Non sono io a rubare! Lo stiamo sfiancando! Non mi sfuggirai! Perduto ormai è il vascello! Ora va distrutto! Divideremo le spese! Sei sicuro? Propongo di abbandonare la nave! Proposta accolta! Ben fatto, Latina! Spero di non vedere più un pirata in tutta la mia vita! Non mi aspettavo che il riparatore fosse un robot gigante. Forse è un gigante gentile quando non combatte il pirata. Non mi fido troppo dei robot giganti, ma vedremo. Un'altra sacca dimensionale. Che ne dici? Ci divertiamo? Potresti convincermi. Magari è il momento di prendere un ultimo sparafaccio. Strano, ma affascinante. Ok, ora il riparatore. Ci siamo quasi! La Lombax! Jerry dice che vogliono riparare il riparatore! Ripariamogli la vara! Pagherai per aver affondato la nostra nave! Mano alle armi, ciurma! L'ammazza è troppo facile al riparatore! Spaziamo! Puoi attaccare le altre angolazioni?
lanci quegli segni pure. Sperabile svignarmela così facilmente! Manda chi vuoi, Pier! Aspetto solo che tu scenda qui e mi affronti di persona! Mettermi nel sacco è stato più facile del previsto! Che riparare il riparatore è un'impresa fun! Stavi dicendo qualcosa? Come farò senza la mia più grande nemica? Per fortuna non dovrai scoprirlo! Nemico ferito! Il tuo adorabile zaino saputello! Non avete speranze! Zaino saputello! Non siete tanto bravi, eh? Non tirare in mezzo anche me! Io sono solo il volto di rappresentanza! Sarai cinque! Forse Pier ha capito l'antifona. Basandomi sulla mia esperienza, non credo. Ora siamo troppo vicini al riparatore. Contro le polveri! Ridurti in cenere sarà un onore. Non ficcherai mai più il naso negli affaracci di Pier. La tua coda sarà perfetta per pulire il ponte. Odio quegli scudi. Molla i bambini. Pier mi darà un cappello favoloso se ti ammazzo. No! Picco! Il riparatore è andato e ora tocca a te! Quell'affare colpisce duro! Sei già storia, mezza calzetta! Ridurti in cenere! Sarà un onore! Non ficcherai mai più il naso negli affaracci di Dao! E se il quarzo fasico non fosse riparabile? Allora saremmo in guai seri. Ma ora non ha senso preoccuparsene. No! Raggruppatemi, forza! Noi siamo tutti insieme e finiamola qua! Come riparerai il riparatore? Prima troviamo il modo di accenderlo. Non si era spento perché era rotto? Questo deve essere il pulsante di accensione. Ehi! Ti senti bene? No! Sono a pezzi, come tutto il resto. Nulla è più riparabile. Mamma! Nulla! Almeno i pirati non sono più un problema! Concentrati sulla scivolata! Sta radendo al suolo questo posto! Ostacolo!
questa è la distruzione! Sei diventato il distruttore! Ed un compagno rotto come me accetta la tua condizione! Per caso sta parlando di me? Per il tuo braccio! Non dargli retta, Lattina! Se tu sei rotto, allora lo sono anch'io! E invece io e te siamo fantastici! Ti è venuta qualche idea? Perché io sinceramente non riesco a pensare mentre scappo da un robot gigante con istinti omicidi! Ci sto lavorando! La miniera crolla! Grande! La pura illuminazione! Ma io non merito questo onore! La saggezza distrugge! Saggezza? Forse ho un'idea! Sono tutta orecchie! Io sono rotto! Non posso riparare! E non posso essere riparato! Non cadere, non cadere, non cadere! Oh, mamma! Potrebbe smettere di crollare tutto, grazie! Io funziono ancora! Che cosa stai facendo? Improvviso. Fisicamente sono cambiato, lo so. Ma tu mi hai aiutato a capire che resto sempre Clank. Questo mi rincuora. Quando i Ballard mi hanno chiesto di proteggerli, ho colto la fragile natura frammentaria di ogni cosa. Tutto è guasto. Posso immaginare l'angoscia. Ma se riesco ad aiutare qualcuno, allora non tutto è perduto. Come posso ripagare questo favore? Puoi riparare questo? Grazie. Hai appena donato speranza a un vecchio robot. Sono io a doverti ringraziare. Ora torniamo alla nave, ok? Ovvio. Spero che Recet abbia costruito un nuovo dimensionatore. Allora, vogliamo parlare di come mi hai salvata poco fa? Chi? Io? Certo, hai un talento naturale anche nella mia dimensione. Grazie, Rivet. Ah. Se qualcuno può costruire un dimensionatore, quello è Recet. Scommetto che Recet ha tutto sotto controllo. Ma è un oceano. Niente male, eh? E pensa, costruito questo arnese e salvata la dimensione, avrai l'intero universo da esplorare. Non ti preoccupa per niente il futuro, con tutte le sue incognite. Beh, a dire il vero, su Savali mi hai chiesto se volessi trovare la mia famiglia. Per molto tempo è stato così. Io lo volevo davvero, ma non riuscivo a trovare il coraggio. E se poi mi avessero deluso? O se magari fossi stato io a deludere loro? Io non... Comunque, ormai ci siamo.
Alla stazione di Kedaro tengono le ricerche segrete dell'imperatore, inclusa l'unica forgia Rubion che può costruire il dimensionatore. Quindi non abbiamo altra scelta. Molto bene.